Ospite del 12° episodio di A Tu per Tu è Marco Zucchiatti, direttore dell'attività di base della Romulia. L'orologio è un oggetto apparentemente semplice, un cinturino, due lancette che girano dentro un quadrante. In realtà al suo interno nasconde un macchinario estremamente complesso, mandato avanti da un sistema di infiniti ingranaggi, che ad ogni movimento ne innescano un altro uguale e conseguente per far sì che le lancette dell'orologio non si fermino mai. L'ingranaggio da cui tutto parte nella scuola calcio della Romulia è proprio Marco Zucchiatti. È lui che decide la programmazione tecnica, gli spazi, i campi, le partite. Coordina il lavoro di tutti gli istruttori, cerca di trovare le migliori strategie per l'apprendimento dei bambini e ne gestisce i rapporti con i genitori. Una figura che non si vede quasi mai in campo, ma che osserva, come un regista nascosto dietro la telecamera, il regolare svolgimento di tutte le attività. Se dunque la scuola calcio della Romulia giri a pieni regimi, sicuramente il merito è in primis di chi non solo ne è semplicemente a capo, ma che ne coordina e conduce tutti i movimenti, così come l'ingranaggio principale di un orologio. Buonasera e benvenuti al 12° episodio di A Tu per Tu. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare il direttore dell'attività di base della Romulia, Marco Zucchiatti. Buonasera a tutti. Ciao Marco, partiamo con la prima domanda anche per te, che facciamo a tutti quelli che sono stati intervistati qui in A Tu per Tu. Che cos'è per te la Romulia? La Romulia è la società di appartenenza in questo momento per me, è la società storica di Roma, del Lazio, penso anche a livello nazionale, forse è una delle più titolate e al momento è la mia società. Che cosa significa per te essere il responsabile di una società così importante, storica, affiliata con l'Inter e nel cuore di Roma? Essere responsabile di una società importante è un motivo d'orgoglio e uno stimolo a fare bene diciamo, questo tipo di attività che io non reputo un lavoro ma reputo una passione che svolgo da tanti anni e cerco di fare al meglio delle situazioni che si presentano. Con l'Inter non è una affiliazione ma è una collaborazione tecnica che va al di là della semplice parola di affiliazione, perché abbiamo un rapporto stretto, importante, di collaborazione sia tecnica che organizzativa con una società professionistica che ad oggi rappresenta una delle società che lavora meglio sul settore giovanile, e questo è da stimolo anche per noi. Quali sono i principi del tuo metodo di lavoro? I principi del mio metodo di lavoro sono quelli che rappresentano le linee guida federali e le linee guida dell'Inter, quindi un lavoro basato sulla tecnica individuale del bambino e del ragazzo con un metodo di apprendimento misto, deduttivo, induttivo e tanto lavoro tecnico da svolgere sul campo. A tal proposito di lavoro di metodi tecnici, da quest'anno alla Romulia è stato introdotto il metodo delle stazioni, che è preso spunto dal Centro Tecnico Federale della FIGC. E cosa ti ha portato a sceglierlo e quali sono gli aspetti che più ti piacciono di questo metodo? Allora, questo tipo di metodo basato sulle stazioni non è soltanto sulle stazioni, diciamo che è un metodo che si basa sia sulle stazioni che sui blocchi. È vero che al momento è il metodo che portano avanti i centri federali territoriali, ma è un metodo che ho già sperimentato tantissimi anni fa quando facevo parte di un'altra società, mi ha dato grossi risultati e ho deciso di riproporlo qua. L'aspetto che mi ha portato ad utilizzare questa metodologia è il fatto che con questo metodo le attività vengono condivise tra tutti gli istruttori e validate da me e dal mio collaboratore stretto che è Matteo Serra, in modo che tutte le attività superino una certa
validazione e siano condivise da tutti gli istruttori, e questo comporta secondo me maggiore qualità da offrire ai ragazzi che vanno in campo. Un altro delle caratteristiche del tuo metodo di lavoro è quello di non far allenare lo stesso gruppo di bambini per 2 anni allo stesso istruttore. Quali sono le motivazioni che spingono a fare questa scelta? Ma non c'è una vera e propria motivazione stretta. Io ritengo che la variabilità del lavoro svolto sul campo e anche la variabilità caratteriale dei vari istruttori che portano avanti un lavoro condiviso nell'arco degli anni possa dare maggiori esperienze ai bambini, sia dal punto di vista caratteriale, cognitivo e motorio. Praticamente ogni allenatore ha delle proprie caratteristiche, c'è chi riesce a sviluppare meglio delle capacità tecniche, chi riesce a sviluppare meglio delle capacità caratteriali, comportamentali e cognitive. Quindi l'insieme di tutti questi allenatori che nel corso del tempo si alternano alla costruzione del giocatore fa sì che abbiamo maggiori possibilità di crescita. Parlando invece in generale del mondo del calcio, è molti anni che sei presente, ora come direttore, prima come istruttore, allenatore, calciatore. Cos'è che ne hai preso di positivo e che ha fatto sì che facesse parte del tuo stile, e cos'è che invece critichi e ancora oggi non ti piace di questo mondo? Allora, quello che mi è sempre piaciuto è la passione che tutti gli addetti ai lavori portano in campo e mettono al cospetto dei ragazzi che allenano, e questa è una grande cosa, perché è tutta gente che lo svolge a livello dilettantistico, a livello passionale, nessuno è stipendiato, per cui tutto ciò che fanno lo fanno per amore dello sport e dei ragazzi. Quello che non mi piace è la troppa aggressività che mettono alcune persone, che non fa bene al mondo del calcio giovanile. Aggressività, parlo anche verbale, basta vedere una partita di bambini e sentire quello che viene detto da fuori dal campo, si capisce che c'è forse troppe aspettative da questo gioco. Noi svolgiamo uno sport che si chiama, la nostra federazione si chiama Federazione Italiana Gioco Calcio, è l'unico sport che ha la dicitura gioco, però non viene inteso come un gioco. Ci sono tante persone che vedono il proprio figlio come un assegno ambulante che oggi sta in campo, ma non per imparare o per divertirsi, ma sta in campo perché sperano che domani sia l'assegno e la svolta della loro vita. Quali sono invece gli obiettivi che pensi di porti per la tua scuola calcio nel breve e nel lungo periodo? Sia nel lungo che nel breve periodo gli obiettivi sono sempre gli stessi: la crescita dei bambini e dei ragazzi a 360 gradi e il divertimento per tutti quanti. Bene, a questo punto vuoi lasciare un messaggio a chi ci segue, alla Romulia, ai bambini e anche ai tuoi istruttori? Il messaggio ai miei istruttori, ai bambini e a tutto il mondo che circonda la Romulia è che noi siamo qua, cerchiamo di fare del nostro meglio. E chi si fida della Romulia in generale deve continuare a seguirci e a stare con noi, chi non si fida ci dispiace, ma possiamo anche salutarci, perché la Romulia svolge un'attività ed eroga un servizio importantissimo, un servizio di alta qualità. Le attività, come ho detto prima, vengono condivise da tutti gli istruttori. Quindi non è l'istruttore X o Y che può portare alla crescita del bambino. La crescita del bambino è determinata da un lavoro d'equipe in cui tutti gli attori sono protagonisti. Gli attori intendo tutti gli istruttori, tutti i responsabili di fascia, il direttore della scuola calcio, il coordinatore degli istruttori, e tutti i ragazzi fanno in modo che questo lavoro che noi andiamo a fare settimanalmente sia proficuo alla crescita dei bambini. Quindi ben venga chi si fida della Romulia, chi non è d'accordo con i nostri metodi ci dobbiamo per forza salutare, perché il nostro metodo è quello e non intendiamo cambiarlo.
Bene, grazie Marco per il tuo contributo. Grazie a tutti. L'appuntamento è alla prossima settimana con un nuovo episodio di A Tu per Tu, nel quale torneremo ad intervistare un calciatore. Grazie, ciao a tutti.